una domanda che non ho ancora fatto a Vince e che non vedo l'ora di porgli. Vai. Ed è una domanda che mi sta a cuore perché sono cose che condividiamo e vogliamo condividerle anche con tutti voi. Parliamo di valori. Vincenzo, bella domanda. Quali sono i valori faro nella nebbia per te? Cioè, quelle luci che ti guidano nella vita anche nei momenti meno facili, ne abbiamo tutti. Sui valori è una cosa carina da dire. Vai. Perché me la sono creata anni fa ed è una cosa funzionale quando la racconto. Mm-hmm. I miei valori sono nella mia cassa, che io porto nel viaggio della mia vita. La mia cassa è coraggio, amore, salute, successo e amicizia. La mia cassa. Ah, che bello! CASSA. Coraggio, amore, salute, successo, amicizia. Coraggio, perché il coraggio è l'unica qualità che noi abbiamo, se vogliamo, dobbiamo avere se vogliamo vivere davvero la nostra vita. Se no possiamo sopravvivere, possiamo fare una vita, diciamo, che non segue il nostro scopo. Il coraggio è l'unica qualità che ci permette di vivere davvero la nostra vita, quindi io ci tengo tantissimo, è il primo. E aggiungerei solo una piccola parentesi che piace tanto a me, Vincenzo, che il coraggio non vuol dire non avere paura, anzi, i coraggiosi se la fanno sotto, è vero, solo che proprio perché hanno sviluppato l'assenza questa... L'assenza di paura è irresponsabilità. È incoscienza, certo, certo. Quindi no, il coraggio ti permette di vivere davvero la tua vera vita. E io faccio questo lavoro perché tante persone che conosco non hanno il coraggio di vivere, è un peccato. Per cui coraggio è fondamentale perché ti permette di vivere la tua vera vita, il tuo scopo. Amore, perché amore per se stessi, amore per il tuo partner, certo, amore per gli altri, certo, e io credo sia il motore di tutto. Assolutamente, concordo. Salute, salute, perché se vuoi fare delle cose, il tuo tempio, il tuo corpo deve essere in salute. Io, questo è uno degli obiettivi che ho fatto recentemente, ancora quest'anno ho da fare alcune cose, ma sulla salute. Tra l'altro so che hai delle ottime abitudini alimentari, lo vuoi divulgare. Sì, non mangio carne, non sono vegetariano, non sono vegano, ma non mangio da ormai 6 anni, non mangio carne, perché scelta mia sia per un fatto di salute che per un fatto etico, forse. Etico. Ok, sì, ok. Poi successo, che tu mi conosci bene, quindi sai che non intendo celebrità e soldi, certo, ma intendo la capacità che noi abbiamo di far succedere le cose che ci piacciono e che vogliamo nella nostra vita personale e professionale. Questo intendo per successo. E amicizia, perché la frase chi trova un amico trova un tesoro è un po' sembra un po' banale, ma è la vera realtà. Avere persone che ci tengono a te in modo incondizionato e non interessato è una rarità. E per me è importante averli nella propria vita. E io fortunatamente qualcuno ne ho. Anch'io devo dire che sono molto fortunata, Vincenzo. Intanto conosco te. E questo è già un primo passo. Anche per me, assolutamente. È vero, comunque, guarda, ti apro il mio cuore su questo argomento perché mi tocca da vicino. Spesso penso a quanto sia importante il valore dell'amicizia. E sai una cosa? Forse è addirittura più importante dell'amore relazionale di coppia. Perché? Perché la relazione può nel tempo subire degli scossoni. Certo. L'amicizia, quella vera. L'amore, tra l'altro, porta anche delle cose poi a un certo punto magari dovute, perché è così, si creano delle dinamiche dove l'amicizia no, non è mai niente dovuto. Quindi cioè è scelta tutti i giorni. È tutto il giorno scelta, e quindi essere amici in modo incondizionato è un qualcosa che tu noi dobbiamo avere. Wow. Assolutamente, per cui per me è uno dei valori cardine. Wow, grazie per questa chiacchierata. Volevo la tua su questo argomento che è così importante. Ti ringrazio. I valori sono veramente. L'altro giorno leggevo un post, tipo la vita non ha indicazioni, non ha cartelli di indicazioni. Io invece credo che li abbia, e siano proprio i valori. È vero. È vero, perché poi alla fine le tue scelte devono gravitare intorno ad essi. Se tu conosci i tuoi valori, ed è questa una cosa che tutti noi dobbiamo fare, una ricerca interiore per capire davvero quali sono i nostri valori importanti. Se noi facciamo questa ricerca, le nostre scelte sono molto più facili, perché seguono i nostri valori. È verissimo. E se sono valori etici ed ecologici, meglio anche. Spieghiamo che cosa vuol dire
ecologici, magari qualcuno dei nostri follower ancora non lo sa, etici lo sappiamo bene o male. Ecologici che non danneggiano, okay. Non danneggiano. Perfetto. Io sai, ci tengo sempre a mettere due punti e poi sì. La definizione, non è la l'ecologia spiegazione. Quella, esatto. Tanti anni sono stato volontario del WWF, quindi ecco, ma l'ecologia non è a cuore. La stessa ma cosa. Ma l'ecologia è non danneggiare gli altri, anzi, credo che creare obiettivi, avere comportamenti che oltre che ti aiutano anche gli altri sia molto più bello. C'è una frase che mi... qualche giorno fa parlavo con una mia collega amica che fa parte del gruppo dei Mari, anche lei tra l'altro, e io la ringrazio perché mi ha fatto riflettere su una cosa che io veramente non capivo e non riuscivo a capire e non capivo ci fosse un'altra lettura. C'è quel film Into the Wild che io adoro, che è meraviglioso, lo conosco, okay, sì, che finisce con la felicità è vera solo se condivisa. Parlando con questa mia amica e collega, ho scoperto che lei leggeva questa frase in un modo tipo la mia felicità è vera solo se io la condivido con altri. Io invece l'ho sempre letto in modo diverso, io l'ho letto sempre che la felicità è vera solo se anche gli altri sono felici. Certo, e cambia la prospettiva. È un po' diverso. Eh sì, perché il focus, come mi insegni tu giustamente, si sposta da te che scegli di condividere. Per me non è la felicità è vera se io solo se condivido, nel senso che la dico anche agli altri. Sì, sì, sì. No, no, sì, per sì. Me è vera solo se anche gli altri per me sono felici. Sono felici. Allora io sono realmente felice. Certo. E ti dirò di più. Lo stesso vale anche per il successo. Aiutare il gli altri nel solo loro se condiviso. Verissimo, non se nel senso se condividi e aiuti gli altri a esatto, successo esatto, oltre al tuo esatto è vero successo. Sono perfettamente è d'accordo, è bellissimo ed è molto è bello vedere crescere e avere successo le persone che in qualche modo aiuti o segui. Io sono mentore di tante persone, non lo sapevo tra l'altro, l'ho saputo recentemente perché mi è stato detto, io ho sempre aiutato tante persone però non mi reputavo un mentore. Ultimamente ho avuto delle conferme, persone che mi hanno chiamato, sai, mi ha detto quella persona che tu sei il suo mentore e quindi... E quindi ti è arrivata questa voce così? Sì. Come hai reagito? Qual è stata la tua prima reazione? Mi fa molto piacere perché credo che tutti noi abbiamo bisogno di guide e di esempi. Io ho delle guide e degli esempi, ho vari mentori, fra i quali anche mio padre che non c'è più mai, è stato una grande guida, per esempio. Credo che tutti noi, se abbiamo delle guide, degli esempi, riusciamo a fare di più. È e quindi mi fa piacere davvero essere ritenuto un mentore. Sì, perché e non l'avrei mai pensato, non l'avrei mai detto, perché poi queste sono cose che non devi dirti da solo, se non ti vengono dette. E quindi lo posso dire perché mi è stato detto più volte, se no non l'avrei detto. Mi urge dirti questa cosa, Vincenzo. Ho avuto modo di confrontarmi con colleghi di lavoro qualche tempo fa negli Stati Uniti e sono rimasta sbalordita per il modo con cui queste persone si aiutavano le une le altre, cioè certo. Ci davamo gli indirizzi per i casting, vai, rivolgiti, chiama, quella è la persona giusta, certo. Cosa che io trovo normale perché... in questo periodo qualcuno mi ha chiesto aiuto al riguardo, io ho preso la mia rubrica, ho detto questo è il numero io di telefono, questa posso, è la persona che può aiutarti. Cerchiamo di anche qui sviluppare questo genere di mentalità, certo. Perché ricordiamoci che siamo persone uniche nell'universo, insostituibili, originali, nessuno può prendere il nostro il gruppo posto. Dei pari serve proprio a questo. E il gruppo dei pari condividere esperienze e conoscenze. Ecco, con questo e crescere veramente... insieme si cresce. Che anche lo slogan. Che anche lo slogan del gruppo. Me l'ha detto questo passerottello che si è posato sulla certo. Mia spalla. È stato bellissimo parlare con Vincenzo di Valori stasera. Anche per me. L'appuntamento che vi do è alla mi prossima. Mi fa piacere condividerli. Puntata del J-Talk Show. Nel frattempo iscrivetevi al canale YouTube e mi raccomando attivate le notifiche così viaggiamo insieme. Grazie. Contenuti interessanti, vale la pena. Fatelo. Io li seguo tutti. Grazie Vince, è stato un super super piacere, super super super. Sono contentissima, ciao, ciao. Alla prossima. Ciao. Bella questa cosa della cassa, eh? Bella e voglio dirti di più.